Qual è la sua opinione sulle iniziative di questo nuovo governo? Ma questo governo è partito bene, soprattutto per quanto riguarda i tempi, quindi la consapevolezza che dimostra circa i tempi molto rapidi entro i quali bisogna realizzare le riforme. E inoltre si sta parlando di provvedimenti che riguarderanno il lavoro, riguarderanno l'economia, riguarderanno più in generale l'assetto anche istituzionale dello Stato, e questo come indirizzi che vengono enunciati è sicuramente interessante. Resta da capire poi i contenuti, quindi bisogna scendere dai titoli e dagli argomenti delineati, bisogna scendere poi nell'attuazione pratica. L'esperienza purtroppo ci dice che poi lì casca l'asino, cioè lì poi diventa difficile realizzare quello che si vuole realizzare, quindi raggiungere gli obiettivi che si perseguono, però la grande forza che questo governo sta dando a questo cambiamento, a imprimere velocità a questo cambiamento, lascia ben sperare che stavolta sia volta buona. L'età è una delle principali novità di questo governo, molto bassa, quindi un governo giovane per i giovani. Il problema che abbiamo è di trasferire correttamente e quindi mettere insieme e creare un circolo virtuoso tra competenze e innovazione, che normalmente sono portate dai giovani perché hanno studiato di più, ma anche esperienze. Esperienze vengono da chi ha verificato alla prova dei fatti il funzionamento o la difficoltà di funzionamento di talune iniziative o di taluni provvedimenti nel caso del governo. E allora l'esperienza è assolutamente necessaria, il coniugare esperienza con gioventù è innescare un circolo virtuoso che dà buoni risultati.